Buonasera e ben ritrovati alla pagina sportiva del nostro TG. Dopo un mese di permanenza a Firenze, il presidente Rocco Commisso domani farà ritorno negli Stati Uniti prima di partire. Il patron della Fiorentina è tornato a parlare attraverso i canali ufficiali del club e sulla questione stadio non ha risparmiato qualche frecciata alla politica. Vediamo. Voglio ringraziare il sindaco che c'è lui. Credo sta cercando dalla sua parte di portare avanti questo progetto per il campo di Marte, che va, però ancora, dico la verità, non ho sentito quando si finirà, ho sentito che si può cominciare, ma non quando si finirà, e questo è importante che non lo sappiamo. Tutti questi archistar da tutto il mondo che fanno i piani, arrivano questi piani il più presto possibile. Però io, dopo essendo qui a Firenze da 2 anni, io ho le mie perplessità. Io non so quando si finiranno, quando il campo di Marte, pure se andrà veloce, quando si finirà. Ieri qualcuno mi ha detto: Rocco, vede che c'è questa gru, di fronte agli Uffizi. Che è da lì da quasi 20 anni, e stamattina sono andato lì, ho fatto una foto della gru, una gruggiola gialla, e ho fatto domande lì, no, perché è vero che questa gru è qui 15-20, sì è vero, e perché una gru, rimane a Firenze, un progetto approvato, no? C'era un ragazzo, un architetto se non sbaglio giapponese che ha fatto Isozaki, che ha vinto il bando nel 99. Mamma mia, e allora sono 21 anni, 22 anni. Caro sindaco, non si può aspettare 22 anni per il Franchi, ok? So, noi ci abbiamo bisogno di sapere, prima di ogni cosa, i tempi, e seconda cosa, che quale sarà il dio economico per la Fiorentina, perché se loro mettono i soldi e dopo vogliono pagare questi debiti con i soldi della Fiorentina, questo non può darsi che non ci sta a noi, ok? So, si deve vedere quale contratto si può fare con la città se loro fanno lo stadio. Seconda cosa, noi abbiamo il contratto che finisce con la città tra un anno e 3 mesi. Ci dobbiamo sedere e vedere come si continuerà con questo contratto che abbiamo con il comune per far giocare la Fiorentina a Campo di Marte. Per quanto riguarda invece la situazione di campi? Ancora non ho deciso se andiamo avanti. Prima di ogni cosa voglio ringraziare il presidente Gianni, che è venuto a vedermi. Vede che scherzo, eh? Non è venuto a vedere, ha parlato tra i giornali, che io, I don't know, io devo andare a fare un appuntamento se voglio parlare con lui. In America, forse qui in Italia le cose sono differenti, no? Ma in America quando qualcuno va a portare i soldi che ho portato io fino ad oggi a Firenze, quelli della politica, che il loro lavoro è quello di facilitare, non di controllare, ma di facilitare gli investimenti del privato. Qui in Italia, di quello che ho visto io fino ad oggi, la politica è più per controllare che facilitare. Okay? Spero che nessuno si arrabbia dicendo questo, ma questo come la vedo io. Okay? So, se ci sono investitori, sia io che qualsiasi investitore, loro si devono prendere la braccetta e dire: vieni qua che ti faccio investire. E il presidente della Fiorentina ha anche tracciato un bilancio di questo inizio 2021 della squadra e ha detto: la programmazione c'è sempre stata. Vediamo ancora. 3 minuti fa ho parlato con la prima squadra, ci ha detto tutto quello che ci devo dire in privato, perché siamo al punto che qui si deve fare le partite buone e di vincere, di vincere, di vincere. Okay? Sì, è vero che abbiamo perso nelle ultime 5 partite
due partite con l'Inter e il Napoli, ma è pure vero che abbiamo fatto nelle ultime 5 partite 7 punti. Okay? 7 punti ogni 5 partite, siamo pure ok. Non perfetti, ma siamo pure ok. So, loro sanno che nelle prossime partite con Sampdoria, Spezia e Udinese, si deve andare lì a vincerle o cercare di vincere. Okay? Non c'è tempo disponibile più di pensare al futuro. Il futuro è oggi e loro sanno da me che si deve giocare e si deve giocare forte. Quando ritornerò spero che siamo in una buonissima posizione, così possiamo programmare come richiedono tutti nelle televisioni fiorentine. Questa è la programmazione, il nuovo nome che parlano tutti. Un mese i soldi non sono un problema, un altro mese dobbiamo cambiare questo, un altro mese si parla di questo. Questa settimana è stata programmazione per il futuro, come quando che in questi giorni, in questi mesi o in quest'anno e mezzo non c'è stata una programmazione. La programmazione per la Fiorentina c'è stata dal primo giorno. Forse no, i risultati non sono arrivati come volevano i giornalisti e come volevo pure io, ok? Ma la programmazione c'è stata dal primo giorno. In questo mese lei è stato molto vicino anche alla squadra della primavera e alla squadra femminile. Sì, guarda, non abbiamo vinto tutte le partite che ci sono state, le femminile l'ho viste prima in televisione, fuori casa, non hanno fatto bene e dopo a casa mi hanno dato il regalo pochi giorni fa. La stessa cosa con la primavera, una bella partita che hanno fatto qui a casa e dopo un'altra che non è andata bene ieri all'Empoli, dove io sono stato a vederli. I ragazzi lo sanno pure loro, no? Che non hanno giocato, hanno lasciato una partita, quella della primavera, andare via quando si poteva vincere facilmente. E spero che sarà un esempio per le prossime partite. Continuiamo a parlare di Fiorentina, oggi ha parlato anche difensore Venuti che ha rilasciato dichiarazioni a sua volta ai social del club Viola, ha parlato del nuovo centro sportivo, del prossimo impegno di campionato con la Sampdoria, lo ascoltiamo. Lorenzo Venuti, benvenuto. Settimana scorsa il presidente Rocco Commisso ha inaugurato il cantiere di quello che sarà il futuro Viola Park, che comprenderà tutta la famiglia Viola, giovanili, femminile, primavera e prima squadra. Te sei un esempio della cantera Viola. Quanto secondo te può essere importante il nuovo centro sportivo per i giovani? Sicuramente è un grande passo avanti, non solo per i giovani, anche proprio per la prima squadra. È molto importante che il presidente faccia insomma questo centro sportivo, perché significa avvicinare più quelli che sono le categorie inferiori giovanissimi insomma alla prima squadra, che personalmente dico è una cosa che è mancata, che mi è mancata, perché fino ad oggi tutte le squadre del settore giovanile si allenano in campi diversi e non avere il contatto con i ragazzi e gli uomini della prima squadra può mancare. Tra l'altro te ce l'hai fatta, hai realizzato i tuoi sogni, sei in Serie A nella tua squadra del cuore, appunto la Fiorentina. Quando ti sei reso conto di potercela fare? Quali sono stati i sacrifici che hai dovuto fare? Ma guarda, se parto dai sacrifici, che comunque sono tanti, spesso del calciatore si tende a vedere solo la punta dell'iceberg, che è quello della bella vita, che è di essere un privilegiato, ed è vero, però sotto ci sono veramente tantissimi sacrifici che si fanno fin da piccolo. E questo ti rende orgoglioso quando poi come me riesci a farcela. Non c'è stato, ti dico, un momento ben preciso quando ho pensato di potercela fare, ma è stato proprio tutto un percorso, perché comunque è sempre stato un mio obiettivo fisso, ci ho sempre creduto, e quando insomma da l'anno scorso sono stato confermato qui in prima squadra dopo tutti i vari prestiti è stata veramente un'emozione unica. Parliamo della squadra, siete un gruppo dalle grandi potenzialità individuali, però nella prima parte della stagione avete avuto molti alti e bassi. Ecco, che cosa manca per poter dare continuità a questa squadra? Sai,
purtroppo non sempre le stagioni vanno come si programmano, diciamo. Ci sono stagioni, ma proprio le partite stesse hanno spesso una storia a sé, e questo è quello che è successo. Purtroppo adesso quest'anno le cose non stanno andando bene, però credo molto in questa squadra perché, come hai detto tu, c'è tanta qualità, c'è tanto talento. E mi piace dire che c'è tanto unione, cioè il gruppo è coeso, il gruppo è unito e lottiamo tutti verso un unico obiettivo e remiamo tutti verso la stessa parte. Vi aspettano tra l'altro 3 partite impegnative, la prossima domenica sarete a Genova contro la Sampdoria. Che cosa ti aspetti da questa partita? Ma sicuramente queste prossime 3 partite sono le partite su quale noi dobbiamo dare tutto sempre, ma sicuramente dobbiamo pensare di fare i punti contro le squadre alla nostra portata. E contro la Sampdoria mi aspetto una grande squadra, un grande carattere, un grande spirito, ma come d'altronde si è visto anche in queste ultime partite dove magari è mancata la vittoria, però lo spirito è quello giusto e da quello dobbiamo ripartire. E la Fiorentina contro la Sampdoria dovrà fare a meno di Amrabat, squalificato per una giornata, uno squalificato anche nella Sampdoria, Tonelli. E ora la primavera della Fiorentina, che domani scenderà in campo contro la Spal Ferrara, il tecnico Aquilani. Settimana Tour de Force, prossime partite fondamentali per la primavera. Sì, l'avevamo già detto, questo mese è un mese intenso dove ci sono tante partite riavvicinate, quindi sicuramente sarà diverso perché magari non sono abituati i ragazzi a giocare con questa frequenza, però siamo allenati, siamo pronti. Chiave di volta contro la Spal, la soluzione per quella partita quale potrebbe essere? Ma io credo che loro devono continuare a fare quello che stanno facendo e avere ancora più autorevolezza e convinzione che stanno facendo qualcosa di molto molto importante, perché anche ieri, nonostante la sconfitta, io posso recriminare veramente poco. Ho creato 12-13 palle gol e si può sbagliare, perché comunque sia siamo in una fase di crescita dove sono ragazzi che devono migliorare e magari su qualche atteggiamento difensivo, la voglia di magari di non perdere o essere in alcuni frangenti meno belli, magari si può migliorare, però fa parte della crescita, e come quando vinciamo, anche quando perdiamo, analizziamo e diciamo quello che secondo noi è giusto e quello che è sbagliato. E si sta giocando in Serie B il turno infrasettimanale, tutti 0-0 i risultati a pochi minuti dall'intervallo, compreso Empoli, Pescara e Pisa Salernitana. Gli unici risultati che sono variati sono Spal Pordenone 0-1, Venezia Cremonese 1-0 e Cittadella Cosenza 1-0. Si gioca alle 21 Ascoli Frosinone, domani alle 19 Regina Entella e alle 21 di domani Chievo Reggiana. E con questo abbiamo concluso, grazie per la cortese attenzione, buonasera.